Gaspare, dai retta al commissario Sussurro. Se scopri un cammello senza angoscia, capisci che la vita è una brioche. Sei in punta a caso, tu svegliandoti, venessi accanto a te. Un gorillone tutto nudo che ti stringe forte a sé. Non devi piangere né urlare, perché in fondo lo sai. Cosa? Il primo bacio di un gorilla non si scorda proprio mai. L'ha detto anche Cita. Vuoi sapere il come e il perché? Cosa? Sei un illuso a sperarlo, pensa ancora che c'è. Cosa c'è? Un contadino che si aspetta di sapere. Ma quanto è buono il formaggio con le pere. Qualunque cosa al mondo accada, in fin dei conti sono meglio le patate delle patite. La morale presta poco e così che sia farcita lievitata, che sia dura oppure moscia, la vita è una brioche. La vita è una brioche, se ti lamenti perché vedi che la gente non sa che il deodorante è un'invenzione di primaria utilità. Non ti stupire perché ancora molti pensano che Fidesi è un grande corridore più veloce di Mosè. E se uno stormo di piccioni punta dritto su di te e poi di guano ti ricopre dai capelli fino a piedi, pensa sempre alle molucche. Cosa c'è? Il gran paese dove volano le mucche. E io lì non ci vado, perché le mucche quando volano. Qualunque cosa al mondo accade, in fin dei conti sono meglio le patate delle patite. Lo so, prova a beccarti le patate se sei capace. Poco è così. Com'è, che sia farcita lievitata, che sia dura oppure moscia, la vita è una brioche. Non c'è niente da fare, questo la lo sapevo anch'io, Gaspare. Adesso allora stai a sentire, perché se tu prendi un cammello con l'angoscia e gli dai una brioche, no, non era così. Era che se tu prendevi, allora, da capo, ho capito, Gaspare, da capo. Il cammello senza angoscia, se tu lo prendi e lo frattichi con la, non era così. Ho capito, Gaspare. Imbecille! Ben gentile. È una brioche. La vita.